Boris Godunov è l'uomo dei pregiudizi. Tralasciato dai libri di storia, citato superficialmente, viene talvolta ricordato solo come un usurpatore e assassino che si è imposto sfruttando il debole stato mentale del legittimo zar, Fyodor I, come un tiranno che in un momento di carestia non fu in grado di andare incontro alle esigenze del popolo russo. Le vicende, tuttavia, sono più complesse. I fatti si intrecciano con il mito, le maledizioni con le testimonianze dell'esplosione vulcanica a più di 10.000 km di distanza, in Perù. Boris governò la Russia tra il 1587 e il 1598 e fu zar per 7 anni, dal 1598 al 1605. Secondo la tradizione, la sua famiglia discendeva dal principe tartaro Mirza Chit, progenitore di molte famiglie nobili russe e la cui influenza era nota anche nell'ambiente religioso. Infatti, convertitosi alla religione ortodossa, aveva fondato il monastero maschile di Ipatiev. Il padre era un ricco proprietario terriero, ma più del padre fu determinante la figura dello zio, Dmitri Godunov, per la carica ricoperta nella corte dello zar Ivan il Terribile. Grazie alla sua influenza, Boris ottenne il ruolo di apricnik. La sua posizione a corte si rafforzò in seguito al matrimonio tra sorella e Fyodor, secondogenito dello zar. Dopo questo evento, ottenne il titolo nobiliare di boiardo. Consolidato il suo ruolo a corte, Boris decise cautamente di rimanere sullo sfondo dello scenario politico fino al 1581, anno in cui si susseguì una serie di cambiamenti inaspettati. In quell'anno, infatti, lo zar Ivan il Terribile ebbe una violenta discussione con il suo primogenito, Ivan, erede al trono. La lite degenerò e il principe fu colpito con un bastone e rimase ucciso. Il successore al titolo di zar divenne così il cognato di Boris, Fyodor, cosa che rese la relazione tra Godunov e lo zar in carica molto più solida. La morte di Ivan il Terribile è ancora avvolta nel mistero. Ufficialmente fu dovuta a una lunga malattia, ma numerose fonti ci rivelano complotti e crimini, nei quali lo stesso Boris sarebbe stato coinvolto. Ad esempio, secondo un racconto, Godunov, dopo che Ivan avrebbe tentato di violentare sua sorella, aiutato dal nobile Bielski, avrebbe soffocato o avvelenato il sovrano. Fyodor aveva problemi mentali e fisici. Nei 14 anni del suo regno, 13 furono di fatto amministrati da Godunov. In quegli anni furono costruite immense città fortificate, tra cui la fortezza Voronezh e la città di Bielgorod. Anche la città di Mosca vide numerosi miglioramenti, estremamente innovativi per l'epoca, come ad esempio la costruzione di un sistema per il rifornimento dell'acqua. Venne però potenziato il sistema della servitù della gleba, per fronteggiare una crisi economica tra il 1570 e il 1580. In quegli anni Boris si impegnò a consolidare l'influenza della Chiesa ortodossa in Russia, esortando il patriarca di Costantinopoli, Geremia II, a stabilire un patriarcato in Russia. Fu così che nel 1589 Iop divenne il primo patriarca di Mosca e di tutta la Russia. L'ascesa al trono imperiale di Boris Godunov rappresenta uno spartiacque nella storia russa. La morte di Fyodor I, senza eredi, segnò la fine della dinastia Ryurikide, durata 748 anni, e l'inizio del periodo dei Torbidi, che vedrà l'ascesa, alla fine, della dinastia dei Romanov. Una volta divenuto zar, Boris Godunov intraprese una serie di provvedimenti per contrastare il potere della nobile famiglia dei Romanov. Li esiliò e costrinse il membro più anziano, Fyodor Nikitich, ad entrare in monastero. Lo zar Boris si sbarazzò di tutti noi, avrebbe ricordato tempo dopo Filarete. Mi costrinse a farmi monaco e uccise 3 dei miei fratelli, ordinando che venissero strangolati. Mi rimase solo un fratello, Ivan. Godunov non poteva uccidere tutti i Romanov, con i loro speciali legami con gli zar Ryurkidi.
non dopo l'oscura scomparsa dello zarevich Dmitri, l'ultimo erede di Ivan il Terribile. Ben presto, come unici rappresentanti dello Ziemski Sabor, rimasero solo dei familiari di Boris o dei suoi protetti, oltre a pochi altri boiari, troppo timorosi o codardi per opporsi al nuovo zar. Forse Boris avrebbe potuto attendere che gli intrighi di palazzo cessassero e riportare quindi l'armonia nella corte, ma non ne ebbe la possibilità. Dal punto di vista della politica interna, Boris rafforzò il potere dello Stato, istituendo il patriarcato e riordinando l'amministrazione. Cercò l'appoggio e il sostegno dei proprietari medi e non dei grandi latifondisti e sviluppò la servitù della gleba. In politica estera, evitò per quasi tutto il suo regno di iniziare guerre e conflitti con altri paesi europei. Nel 1590 decise però di intraprendere una guerra contro la Svezia per riconquistare le terre perdute dallo zar Ivan il Terribile. Si oppose inoltre alle incursioni dei tartari in Crimea. Una grave carestia colpì la Russia all'inizio del XVII secolo. I contadini, stremati dalla fame e dalle innumerevoli privazioni, innescarono tumulti che crearono un clima ancora più instabile, già fragile per l'irrequietezza dei cosacchi delle terre meridionali. Fu allora che sulla scena comparve una nuova figura nella persona di Grishka Atriepiev, un ex monaco che sosteneva di essere lo zarevich Dmitri, miracolosamente sopravvissuto ad una congiura di corte e rimasto nascosto dal 1591. Lo zar decise di inviare parte del suo esercito per catturare l'impostore, ma nel 1605 i comandanti dell'armata russa si schierarono contro il loro legittimo sovrano per sostenere il falso Dmitri. Boris avrebbe potuto allora attingere a notevoli forze militari, ma morì improvvisamente e la situazione precipitò. La strada verso Mosca non poneva più ostacoli e nel giugno 1605 Grigori Atrapiev entrò trionfalmente al Cremlino come zar Dmitri, con un seguito di nobili polacchi e il sostegno di molti boiari. Era il 13 aprile 1605 e il diplomatico olandese Isaac Massa, che al momento si trovava in Russia, scrisse: «Boris era molto allegro, ha mangiato molto a cena ed era più felice di quanto il suo entourage non fosse abituato a vederlo. Dopo cena è andato alla Torre Alta, da dove poteva vedere tutta Mosca e i suoi dintorni, e si crede che lì abbia preso del veleno, perché non appena disceso nella sala ha fatto chiamare il patriarca e i vescovi affinché gli portassero un cappuccio monastico, chiedendo di essere immediatamente tonsurato. Non appena hanno finito il rituale, ha esalato l'ultimo respiro». La morte di Boris è ancora avvolta nel mistero e la sua difficile e avventurosa vita lo rese, nei secoli successivi, una figura immortale. Analizziamo ora la rappresentazione di Boris Godunov nell'arte figurativa, prendendo in considerazione anche i particolari che caratterizzano la raffigurazione dei regnanti in tutte le epoche. Nelle rappresentazioni teatrali dell'opera di Pushkin, i registi adottano leitmotiv ricorrenti associati alla figura del protagonista Boris Godunov per renderlo riconoscibile: il globo crucigero, lo scettro imperiale e il vestiario, che include la dalmatica, il copricapo e la croce imperiale. Queste effigi sono mutuate dalla tradizione figurativa degli zar, in particolare di Boris. Lo scettro imperiale, icona del potere politico fin dall'antico Egitto, sottolinea la supremazia del monarca come pastore dei popoli. L'aquila bicipite che incorona il bastone è anch'essa associata all'impero. Introdotto inizialmente da Costantino come effigie del potere romano, è una costante nella rappresentazione dell'impero romano d'Oriente. Sia la gerarchia della Chiesa ortodossa eredi della tradizione bizantina, sia chi si è considerato erede della civiltà imperiale romana, hanno continuato ad utilizzarla. Oltre alla dinastia al governo del Sacro Romano Impero, gli zar, considerandosi principes della Terza Roma, eredi di Bisanzio e quindi della Roma originale, si sono fregiati di queste effigie,
che è poi divenuto un simbolo per tutta la Russia. Il globo crocigero è immagine del globo, tenuto in mano dal monarca. Rappresenta, grazie alla posizione della croce dritta su di esso, la legittimazione divina del dominio e del potere imperiale. Col passare del tempo, il globo crocigero fu usato come fregio su tutte le corone reali e imperiali europee, oltre che come oggetto separato dalle insegne regali. Effigie di Cristo. Si tratta di un Cristo pantocratore, caratteristico del periodo bizantino, di cui conserva le modalità di rappresentazione mantenute immutate nell'iconografia ortodossa. Abiti. Il vestiario dell'imperatore per l'incoronazione è costituito da una dalmatica, ossia una sopravveste con maniche larghe, lunga fin sotto le ginocchia, usata in tutto il territorio dell'impero romano dal II secolo d.C., sormontata da un camice cerimoniale finemente decorato per l'occasione, a cui si aggiunge una mantella da incoronazione che riprende il motivo decorativo del camice sottostante. Inoltre è presente un monile cerimoniale, la barma. Corona di Monomaco, Shapka Manamaha, altro imprescindibile attributo dei monarchi russi dal 1363 al 1725, divisi in 8 settori, foderati in zibellino e decorata con perle. La croce apposta in cima è simbolo della cristianità di chi la indossa. Ivan il Terribile, quando si incorona da solo divenendo autocrate, dà un nuovo significato al copricapo, che per questo sarà abbandonato in favore della corona imperiale da Pietro il Grande, sovrano illuminato che si avvicina alla cultura europea. Elemento degno di nota è la barba. Per i russi la barba era un ornamento creato da Dio, portato dai profeti, dagli apostoli e dal Messia stesso. Tagliarla significava commettere un peccato mortale. L'imperatore Pietro I, invece, pensava che le barbe fossero incivili, ridicole e inutili, ed emanò un decreto che obbligava tutti i cittadini russi, esclusi i contadini e i sacerdoti, a radersi, sintomo ulteriore di un avvicinamento alla cultura europea illuministica e di un distacco dalle tradizioni orientali. Coloro che volevano continuare a portarla avrebbero dovuto pagare una tassa annuale variabile in base al ceto sociale. Per i contadini un copeco se entravano in città con la barba, per i ricchi mercanti 100 rubli. Anche la letteratura ha avuto modo di rappresentare la figura di Boris Godunov. E l'opera più importante, il cui soggetto principale è per l'appunto lo zar, è il Boris Godunov, titolo del dramma teatrale di Aleksandr Sergeevich Pushkin, pubblicato nel 1831 e la cui messa in scena venne approvata solo nel 1866. Pushkin, drammaturgo e poeta lirico russo, è considerato il maggior poeta della sua nazione, innovatore della lingua e fondatore della letteratura moderna. Egli fu un autore molto prolifico e poeta universale e inoltre, nella sua produzione poetica, accolse con entusiasmo forme provenienti da diverse fonti della letteratura classica e contemporanea, russa e straniera. Quando Pushkin scrisse il Boris Godunov, non compì un'innovazione solo nella propria scrittura, ma modificò l'intera idea di opera teatrale che era presente nella sua epoca. Pushkin cambiò questa struttura e introdusse una serie di novità. Il suo modello di riferimento principale era Shakespeare, da cui riprese il tema della riflessione sul potere, e il blank verse. Un'altra novità è stata la mancanza di unità di tempo e di azione, che erano invece fondamentali per la tragedia classica. È per questa grandiosa innovazione che Pushkin viene ricordato come il fondatore della letteratura moderna. Per quanto riguarda l'opera, il dramma consiste in 25 scene composte sul modello del blank verse di Shakespeare e vi è la rappresentazione di ben 63 personaggi. Lo spettacolo è ambientato nel 1598 e la rappresentazione scenica inizia in seguito alla morte dello zar Fyodor, figlio e successore di Ivan il Terribile. Il tutore di Fyodor, Boris Godunov,
dopo vari tentennamenti, decide di salire sul trono vacante, ma la sua coscienza è appesantita dal crimine che lui stesso aveva commesso. Aveva fatto uccidere l'altro figlio ed erede di Ivan, ossia Tsarevich Dmitri, così da poter salire al potere. Vi è poi la parte centrale dell'opera, che ha luogo nel 1603. Il monaco Pimien, che aveva assistito all'assassinio di Dmitri, vive nel monastero di Chudaf e aveva annotato per iscritto questo terribile segreto, affidandolo al suo fidato discepolo Grigori, il cui vero nome era Yuri Atriepiev. Quest'ultimo fugge dal monastero per andare in Lituania, dove acquisisce il titolo di re polacco, per aver affermato alla popolazione di quel luogo di essere lo stesso Dmitri. Radunato l'esercito, parte per Mosca per sconfiggere lo zar, ma durante un viaggio si ferma a casa del signor Vishnevetsky, dove si innamora di Marina, la figlia del duca di Sandomierz, e a quest'ultima svela il suo segreto. Marina promette di mantenerlo, ma solo a condizione che Grigori la trasformi in un'imperatrice, e così il giovane innamorato le assicura con entusiasmo che lo avrebbe fatto. L'ultima parte della rappresentazione tratta di una vicenda svoltasi tra il 1604 e il 1605. Grigori riesce ad ottenere una grande vittoria dopo diversi scontri a Mosca, mentre Boris perde la fiducia del popolo. Quando lo zar si rende conto di aver perso anche l'appoggio della nobiltà, viene colto da un ictus e muore. Come conseguenza di tali episodi, Grigori diviene il nuovo zar. Per quanto riguarda la struttura, quest'opera non è divisa in atti, ma in tre parti principali. La prima è il prologo. Qui vengono trattati gli avvenimenti del 1598, soffermandosi soprattutto sulla proclamazione di Boris Godunov a zar e mostrando la reazione del popolo di fronte a essa. La seconda è il nucleo. È qui presente la trattazione degli avvenimenti del 1603, in particolare l'attenzione focalizzata sull'immenso potere di Boris, che in quest'anno raggiunge il suo apogeo, e sulla sua vita privata. La terza è l'epilogo. Qui invece è presente la rappresentazione degli avvenimenti del 1604 e inoltre la morte dello stesso Godunov. Pushkin scelse di rappresentare un momento di crisi politica e introdusse così una riflessione profonda su cosa sia il potere. In questo dramma teatrale è stata messa in scena la storia di un uomo che assunse il potere senza che gli venisse legittimato. Secondo l'autore, in un paese in cui il potere è autocratico e non si pone alcun limite, in momenti di crisi l'unica soluzione è la tirannia o addirittura la rivolta. In questo dramma viene data molta importanza, oltre che alla figura dello zar, anche al popolo, e fondamentale è il tono religioso-morale che sovrasta l'intera rappresentazione. Da un punto di vista storico-letterario, questi ultimi elementi sono chiaramente romantici, ma Pushkin ebbe cura di trattarli con una tendenza verso il realismo, il quale a sua volta era assente nelle tragedie romantiche russe di quel periodo. Proprio questa è stata, infatti, la grande innovazione portata da Pushkin.